Si tornerà in aula il 25 ottobre alle 9.30. È stato rinviato la seconda udienza preliminare davanti al GUP Sarandrea perché Massimiliano Giancaterino, ex sindaco di Farindola, che questa mattina era presente in aula, nell'intervallo, nella sospensione che c'è stata tra la prima e la seconda parte di questa udienza, nell'intento di prendere un caffè è stato aggredito alle spalle, lo stesso è finito a terra, poi lui non si è sentito molto bene, è stato chiamato il 118 ed è stato trasportato all'ospedale di Pescara. Al rientro il suo avvocato, l'avvocato Paolo Grugnale, l'avvocato di Girolamo, hanno richiesto il rinvio del processo vista l'impossibilità proprio dell'assistito ad essere presente in aula. Il GUP Sarandrea, accertato di questa, visto il certificato del 118, ha rinviato al 25 ottobre la seconda udienza, però ha sospeso i termini di prescrizione. C'è stata un'aggressione a un imputato, Giancaterino, e quindi il codice purtroppo parla chiaro. L'imputato non è in grado di partecipare e quindi c'è stato il rinvio dell'udienza al prossimo 25 ottobre. Siamo sicuri al 100% che l'aggressione non è stata posta in essere da nessun membro del comitato, perché il comitato vuole giustizia, vuole la verità, ma la vuole nelle aule del tribunale. Nessuno qui si fa giustizia da sé. La mattinata era iniziata intorno alle 9 qui davanti con il raduno di tutti i familiari del comitato vittime di Rigopiano, perché si attendevano molto di più da quello che oggi poteva essere una giornata molto indicativa. E ora per questo andiamo a sentire il presidente del comitato vittime di Rigopiano, Gianluca Tanda. Oggi non ci aspettiamo nulla in particolare, più un'udienza tecnica, se vogliamo così chiamarla, ma ci aspettiamo in futuro che tutto avvenga più celermente possibile, perché non è possibile fissare una data ogni mese. Noi dobbiamo lavorare sodo, devono lavorare sodo tutti i giorni se è possibile, anche fino alle 5, 5 e mezza, alle 6 di sera. Questo è fondamentale per capire fino in fondo. Non possiamo aspettare un mese e mezzo, non è fattibile un maxi processo come questo. Non possiamo, come la prima udienza preliminare, finire a mezzogiorno e mezza. Due ore e mezza, che un'ora e mezza è passata solo per l'appello di tutte le costituzioni di parte civile, ed è stato, l'altra ora non si è parlato di nulla, quindi è fondamentale lavorare sodo su questo. I capi di imputazione per questo secondo udienza preliminare davanti al GUP erano disastro colposo, lesioni plurimo colpose, omicidio plurimo colposo, falso ideologico, abuso edilizio, commissione d'atto di ufficio e abusi in atto d'ufficio, oltre alla gestione dell'emergenza, l'attivazione dei soccorsi e la mancata realizzazione della carta delle valanghe. E proprio su questo, perché poi il 16 ottobre ci sarà un'altra udienza, quella per quanto riguarda il depistaggio delle informazioni, andiamo a sentire il passaggio che sempre lo stesso Tanda ha rilasciato ai nostri microfoni. Portare più prove possibile, aiutare gli inquirenti, perché questo era fondamentale, perché non potevano sapere tutto. Noi ci siamo dentro H24, quindi vuol dire 24 ore al giorno, sappiamo, raccontato, portato documenti e quant'altro, siamo riusciti a dare una grande mano a... Purtroppo tardi, perché ovviamente abbiamo preso i fascicoli troppo tardi in mano, perché ovviamente era segreto dal segreto istruttorio, no? E questo ci ha un po' penalizzato e abbiamo la paura che ci siamo persi qualcosa, ma per colpa nostra non lo è, ma per colpa forse anche di quel famoso depistaggio, no? Il depistaggio che poi lo andremo a raccontare il 16 ottobre, data importante a mio giudizio, ancora peggio di quella attuale, perché se tu non ci hai messo la volontarietà nell'uccidere 29 persone, hai messo la volontarietà nell'occultare le tue colpe, quindi sei a conoscenza che hai sbagliato, ma nello stesso tempo, visto il tuo potere, la tua posizione, puoi anche nasconderlo. Qui non si parla di comuni cittadini, capito? Si parlano delle persone che avevano delle carte in mano e hanno nascosto questi documenti importanti e hanno depistato, hanno portato fuori rotta gli inquirenti. Questo si è capito troppo tardi, è la mia paura che si è capito troppo tardi, ma su questo ci lavoreremo, nel dibattimento sono convinto che uscirà fuori, perché sicuramente la grande mano ce la daranno le persone che parleranno del testimone.
A metà mattinata, intorno alle 10.30, c'è stata la sospensione della seconda udienza perché l'aula numero 1, quella dedicata al processo di Rigopiano, era impegnata. Questo fatto non è andato giù all'avvocato Remolo Roboa, che è arrivato ai nostri microfoni veramente infuriato di questa situazione. Il motivo è che l'aula è impegnata per un altro processo. È esattamente una cosa che io trovo assurda, perché il codice del rito prevederebbe che dovremmo rifare l'appello. Se il magistrato dice che non rifaremo l'appello, speriamo che non venga riconsiderata una irregolarità, ma non riesco a comprendere, con un processo con 29 vittime, 150 avvocati, come si possa non tenere un'aula a disposizione. Sinceramente è una cosa che non comprende, ne ho fatti di maxi processi nella mia vita, ho soltanto 40 anni di professione e questa la trovo una cosa per me incredibile, uso un termine semplicemente incredibile. A questa udienza preliminare si è costituita parte civile l'INAIL e questo non è andato giù ad alcuni familiari, tra cui a Francesco D'Angelo, il fratello di Gabriele, che nell'hotel Rigopiano era a lavoro e per questo non gli è stata riconosciuta nessuna indennità. Sì, come mio fratello e come tante altre famiglie. Diciamo, se ci mettiamo a contare sulle punta delle dita, la maggior parte dei dipendenti dell'hotel Rigopiano non è stata riconosciuta la morte sul lavoro, quindi è vergognoso che si costituisce parte civile, è proprio vergognoso. Io chiedo che doveva essere riconosciuto a tutti quanti, perché presentarsi dopo 3 giorni all'evento a casa e vedere se Gabriele era parte del nucleo familiare, se dava degli aiuti, nella confusione più totale, perché siamo ritrovati in una cosa più grande di noi, è inverosimile, non si può dare dei giudizi e delle valutazioni su questo. Prossimo appuntamento in aula il 16 ottobre, come detto, per quanto riguarda il filone giudiziario, per quanto riguarda il depistaggio da parte che vede imputato il prefetto Francesco Provolo, e poi si tornerà in aula di nuovo il 25 ottobre ore 9.30 per questa seconda udienza preliminare davanti al GUP Sarandrea.